Buongiorno, oggi parleremo di come è possibile riconoscere un love bombing e soprattutto spieghiamo cos'è love bombing, in che cosa si differisce dalla reale attenzione in un rapporto non tossico e spieghiamo anche da dove viene e perché nasce il love bombing. Il love bombing, quindi spieghiamo prima di tutto che cos'è, è un metodo, un modo manipolatorio per raggiungere una persona, facendo in modo che questa persona creda che chi ha davanti sia la persona perfetta per lei. Una donna, un uomo manipolatore, sceglie quindi una persona alla quale raccontare la favola perfetta per poterla far capitolare a livello emozionale. Chi sono queste persone che fanno love bombing? Tendenzialmente sono persone affette da disturbi narcisistici di personalità, questo è il loro schema. Ma non soltanto loro, anche le persone altamente manipolatorie sono così, persone opportuniste, i millantatori. Quindi sì, è vero, i narcisisti patologici hanno questo schema, ma non soltanto loro. Quindi il love bombing non è altro che un finto innamoramento che va, diciamo, a instillare nell'altro l'amore per queste persone che creano una figura intorno a sé perfetta proprio per la vittima. Utilizzano la parola vittima perché spesso al love bombing segue, ovviamente, se no non saremmo a parlare di rapporti tossici, il gaslighting, di cui parleremo in un altro video. Il gaslighting è quando il love bombing si conclude e la persona che è stata, tra virgolette, illusa si trova con un pugno di mosche e in più a essere abbandonata dopo tante litigate, discussioni e dopo essersi sentita altamente in colpa. Perché faccio questi video? Perché questi video ti aiuteranno e aiuteranno le persone intorno a te a comprendere la differenza tra un amore vero e un amore tossico. Perché l'amore tossico ha delle proprio, è determinato da alcune caratteristiche, mentre l'amore vero, ovviamente, da certe altre che adesso andremo a spiegare. Ma parliamo del love bombing. Quindi il love bombing, come si diceva, è un metodo di manipolazione perfetto, molto dolce, molto carino inizialmente, che porta un essere umano a convincersi che chi ha davanti sia la persona perfetta, quindi il classico o la classica principe o principessa azzurra. Perché dico anche principessa? Perché spesso il love bombing è fatto anche da donne nei confronti degli uomini, quindi si sta parlando non soltanto di un rapporto tossico a sfavore delle donne, ma anche a sfavore di molti, moltissimi uomini. Considerate che io sono un coach che si occupa di mental e di emotional coaching e arrivano da me il 40% di uomini e il 60% di donne, di tutte le età, che partono dai 18 anni e arrivano fino a 75-80 anni. Per cui immaginate quanto di questo si senta parlare nel mondo dell'amore. Prima di tutto, scusatemi, mi presento, mi chiamo Serena Fumaria, sono, come dicevo, un coach, sono anche docente all'università e nella cattedra di psicologia. E mi occupo di formazione e soprattutto di one to one nei confronti di quelle persone che hanno subito o stanno subendo dei rapporti tossici. Il mio sito ve lo segnalo alla fine. Quindi niente, dicevamo, che cos'è questo love bombing? Questo love bombing è un atteggiamento in cui voi vi sentite a vostro agio. Trovate una persona tanto perfetta quanto impossibile da definire diversamente dalla vostra persona, e questa persona vi racconta esattamente ciò che voi volete sentirvi dire e voi rimanete stupiti perché cioè, è impossibile che questa persona sia così perfetta per me, è strano, quella sensazione di stranezza nella troppa perfezione c'è, spesso però non viene ascoltata. Se vi è capitato di sentire questa sensazione, ascoltate bene questo video, aprite benissimo le orecchie, perché quel sesto senso normalmente denota proprio che qualcosa di strano c'è. Quando dico, io dico sempre, quando è troppo bello per essere vero è perché probabilmente vero non è, quindi dovete stare molto attenti. Quindi che cosa succede? La persona si presenta a voi come se fosse la persona perfetta, che sia donna o che sia uomo, lo ripeto. Quindi questa persona perfetta arriva da voi, è sempre disponibile, sempre accondiscendente e soprattutto, attenzione, vi coinvolge a tutto tondo nella propria vita ed è qui che spesso la persona cade, perché questo coinvolgimento in cui una persona si trova la fa sentire al sicuro. In realtà quel coinvolgimento è un modo per
rassicurarvi, proprio perché la persona che manipola conosce la dinamica del rassicurare la persona, sa come si fa a convincere una persona di essere la persona perfetta. E voi mi chiederete il perché. Perché a voi è capitato una volta di incontrare questa persona, ma questo tipo di persona in se stessa c'è da tutta la vita. Quindi questa dinamica l'ha praticamente affinata nel tempo, partendo da quando era piccola, arrivando fino all'età adulta. Quindi se ha anche esperienza nella vita, è ovvio, viene da sé, che sarà più semplice ancora per questa persona farvi il love bombing perfetto. Ora, dicevamo, quindi questo love bombing abbiamo capito cos'è. Come si sviluppa? Si sviluppa in questa maniera. La persona sceglie, quindi il manipolatore, chiamiamolo così per essere la manipolatrice, chiamiamola così per essere un po' più meno settoriale, sceglie la propria vittima da determinate caratteristiche che la vittima ha. Tendenzialmente la vittima è multifunzionale, cioè una persona che è all'altezza di vivere una vita perfettamente in automatico da sola, non ha bisogno dell'altro, sta bene da sola. Ma ha qualche foro emozionale da qualche parte, o ha perso un amico, o ha perso un parente, o si è appena lasciato dal fidanzato, o ha subito adesso da poco un lutto, o magari ha perso determinate cose importanti della sua vita o è in un momento di malattia. Perché questo? Perché la vittima ovviamente deve avere un punto debole, deve essere apparentemente forte, ma ci deve essere un punto debole che dà modo al manipolatore, che ovviamente, come dicevo prima, manipola da tutta la vita, di essere all'altezza di entrare nella sua esistenza. Ed è proprio lì che farà forza, nella sua grande disponibilità iniziale, nell'essere sempre un ottimo o una ottima osservatrice e attento o attenta ascoltatrice, e metterà l'altro a proprio agio, proprio perché ascoltare per chi manipola è fondamentale. Perché è così importante? Perché più ascolta, più voi vi sentite a vostro agio. Più parlate, più lui ha mezzi, o lei ha mezzi, per entrare nella vostra vita e farvi sentire in colpa per le stesse cose che gli state dicendo, che è il passo numero due della manipolazione in un rapporto. Cioè, come dicevo prima, il gaslighting. Mettere a frutto ciò che per voi è una vostra debolezza che state condividendo, per potervi poi colpire proprio su questa debolezza. Viene da sé che, da quello che vi sto dicendo, non stiamo certo parlando di una persona che vi amo, che vi vuole bene, e si parla di una persona che sicuramente però ha bisogno di voi. Perché ha bisogno di voi? Perché siete necessari. Ora vi spiego il perché. Perché è così necessaria la, chiamiamola, vittima virgolettata nei confronti di un manipolatore perverso, soprattutto se è un disturbo narcisistico di personalità? Perché i vostri occhi sono gli occhi che lo guardano. E siccome queste persone hanno un ego, un sé grandioso, smisurato, hanno costruito all'interno del loro credo interiore un sé grandioso così smisurato, hanno bisogno di pubblico, e voi siete il pubblico perfetto, perché mentre vi stanno raccontando chi sono, vi stanno facendo vedere uno spettacolo, lo spettacolo della convinzione su di voi, lo spettacolo che vi porterà a essere piano piano prede perfette e soprattutto manipolabili. Perché? Perché questo gli permette, attraverso la, diciamo, questo love bombing, di avere la cosa più importante per un manipolatore: il controllo sulle vostre emozioni. Quindi il love bombing non è altro che una serie di bugie che vi vengono raccontate per mettervi in condizione di credere a queste bugie e mettervi in fase rilassata davanti alla persona, per poi potervi mettere in condizione di essere sotto controllo emozionale della stessa persona, che subito dopo, appena si renderà conto, tastando bene il terreno in qualche occasione, che siete cotti a puntino, vi metterà esattamente nella pentola per mangiarvi. Quindi, per mangiarvi in che senso? Dovete sapere che, come dicono tanti psicoterapeuti, soprattutto quando si parla di un disturbo narcisistico di personalità, hanno bisogno di approvvigionamento narcisistico. L'approvvigionamento narcisistico non è altro quello di cui si cibano queste persone, cioè le attenzioni, nel bene o nel male, che gli vengono date dalle persone intorno a loro. Quindi il love bombing è la chiave iniziale della manipolazione, della prima manipolazione che viene effettuata nei confronti di una persona che è in quel momento la preda perfetta, mi piace chiamare più preda che vittima, delle persone manipolatrici.
Ora, spiegato questo, se vi sentite in questa situazione, se è tutto troppo bello per essere vero, sarà facilissimo scoprire se è vero oppure no. Perché? Perché il manipolatore non è realmente quello che vi mostra. Quindi tutta quella fatica che svolge, che fa per diventare la persona, donna o uomo perfetta per voi, di punto in bianco lo farà sentire molto stanco. Avete mai provato a fare finta di essere una persona che non siete, anche soltanto per mezza giornata? Avete notato quant'è complicato ricordare le bugie che dovete dire o avete dovuto dire? Se siete persone empatiche, non avete bisogno né di mentire né di essere diverse da ciò che siete. Se siete persone altamente sensibili, ancora di meno. E queste persone, cioè voi, le persone altamente sensibili, iperempatiche, multifunzionali, sono la vittima perfetta o la predina perfetta per il carnefice che vuole farla propria e poi quindi averla sotto il suo potere. Perché sotto il suo potere? Perché spesso chi ha questo tipo di difficoltà, quindi chi vuole manipolare, avere controllo e potere sugli altri, difficilmente prova reali emozioni, ok? Sto parlando di emozioni e sentimenti. Prova emozione, quindi ha quella fase forte, solo quando sente il potere sugli altri. I sentimenti che prova, ovviamente, sono per lui parte B o per lei parte B di un rapporto, perché in quel momento la cosa che gli interessa in assoluto di più è provare l'emozione del potere su di voi. Ed è per questo che il love bombing si trasforma ben presto in gaslighting, di cui parlerò nel prossimo video. Perché il gaslighting? Perché il gaslighting è l'opposto del love bombing, è quella parte che permette alla persona di diventare dipendente. Il love bombing ovviamente è la fase più bella del rapporto, quello all'interno del quale voi vi sentite completamente al centro, amati, vezzeggiati, coccolati, e il vostro sentirvi al centro fa sentire la persona manipolante un bravissimo attore. Quindi voi ogni volta che vi sentite a vostro agio, in realtà già state iniziando ad applaudire al suo spettacolo, che quindi lo rende una persona felice. Ma al momento in cui lo spettacolo è sempre lo stesso e voi applaudite sempre, allora piace fare uno step successivo, cioè vedere se riescono a gestire anche la fase negativa del rapporto. Ed è lì che iniziano quelle discussioni strane, quelle reazioni che non comprendete, per le quali vi cominciate a sentire in colpa. Cavolo, ieri era felicissimo, oggi è felice e non è felice. Cosa ho fatto di male? Cavolo, l'altro giorno lei mi ha detto che ero l'uomo o la donna più bella del mondo e oggi mi trova in difetto. Vediamo di rimetterci in forma. In realtà, quando si parla di questo tipo di problematica, voi non avete nessun tipo di potere su quello che è il punto di vista dell'altro, perché quel punto di vista dell'altro è una nuova forma di manipolazione, è la fase B della manipolazione. Vi ricordo che soprattutto quando si parla di un rapporto con persona con disturbo narcisistico di personalità molto accentuata, le fasi statiche sono quattro: love bombing, gaslighting, scarto e ritorno. Ne parleremo, comunque ne ho già parlato, ma ne parleremo perché siamo in un mondo che ha bisogno di sentirselo dire come funziona questa cosa, perché prevenire la sofferenza che dopo dovrete vivere è meglio che curare la sofferenza dopo che l'avete ormai vissuta. Se siete all'interno di un rapporto love bombing in questo momento e siete state vittime già delle prime quattro fasi, quindi love bombing, gaslighting, scarto e ritorno, quindi c'è attualmente un ritorno e un love bombing, noterete, se c'è falsità, che il love bombing durerà meno dell'altra volta. La differenza tra un rapporto tossico e un rapporto d'amore vero è che nell'amore vero il love bombing non finisce mai. La persona innamorata di voi farà comunque sempre qualcosa per vedervi felice, e quando ci sarà qualcosa in voi che non funziona o in voi come coppia che non funziona, non ci sarà il gaslighting, quindi l'offesa, lo svilimento, la svalutazione, il non ascolto, il silenzio punitivo, eccetera. Ci sarà magari una bella discussione complessa e subito dopo una fase di ristrutturazione del rapporto. Quindi si vede chiaramente quando il rapporto è tossico. Parlare con una persona che vive con voi un rapporto tossico è perfettamente
inutile, non vi sta ascoltando, soprattutto se state discutendo. In quel momento la persona tossica non vive la discussione, vive la sua emozione sulla discussione e la sua unica, il suo unico interesse è prevaricare sulla discussione e fare in modo che voi possiate perire nella discussione stessa. Come dicevo prima, l'unica cosa che interessa nel rapporto tossico è sovrastare e avere controllo sull'altro. Bene, vi lascio il mio sito che è www.serenafumaria.com, potete contattarmi via mail per percorsi di crescita personale, di coaching specifico per questo tipo di problematica, perché prima la prendete e meglio è. Nei percorsi che io do a disposizione, in brevissimo tempo si torna a vivere benissimo e a comprendere qual è il problema effettivo nella relazione. Quindi vi lascerò tutto qua sotto in descrizione. Iscrivetevi al mio canale e se volete abbonatevi. Un abbraccio a tutti. Ciao!